Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Ladies and gentlemen, bentornati in nostra compagnia qui con Kenran e Terenas, qui per la semifinale del NALCS tra Cloud9 e TSM, dove vediamo un 1-1, palla al centro, bentornati. Pareggio da parte dei due team, con i TSM che iniziano come una team comp molto interessante, riesce a risultare d'impatto. Secondo game, provano a riproporre qualcosa di simile cambiando soltanto una carta che è il proprio jungler. E va malissimo, va malissimo. Perché proprio... Grig senza Gragas... torna ad essere Grig, sì. non è un complimento, spoiler. Cloud9 si rendono conto che devono bannare molto aggressivamente Grig perché è l'unico giocatore target bannabile della formazione TSM. La champion pool degli altri carry è letteralmente troppo vasta per essere gestita in fase di draft. Fase di draft nella quale andiamo subito a tornare. Signori, siamo dentro. Già in selezione campioni. Eccoci qua. Oh, TSM Blue Side stavolta. A questo giro si cambiano le carte in tavola e i TSM andranno su questo lato. Viene bannato Braum da parte di Cloud9, quindi non lo vogliono lasciare ai TSM visto che hanno il first pick di vantaggio. E arriva il ban su Zilean finalmente. Jensen se la sorride e dice: alla fine me l'avete dovuto bannare. Bannata Kali. Stavolta i Cloud9 si trovano effettivamente sul lato rosso della mappa e quindi, dovendo draftare reattivamente, non vogliono lasciare quel power pick a Bjergsen, non avendo Zilean per gestirlo. Questa è una rivelazione importante in fase di draft da parte di Reaperhead, perché dice ai TSM letteralmente quello Zilean serviva a gestire quella Akali. E se non puoi utilizzare Akali, però cosa vai a utilizzare Midlane? Viene mannato Tahm Kench. Questo è interessante come ban. Pick di un assassin da parte di Bjergsen. Se fosse un assassin direi LeBlanc, se non la bannano ora i Cloud9. No, allora, first pick sulle blanche è troppo gestibile, perché sì, a quel punto Jensen ti può mettere in campo Galio. Bannato Olaf, quello andava bannato invece. Stavolta ha buone possibilità di impostare il suo stile di gioco Grig. Un primo pick su Sejuani, sarò sincero, non mi sorprenderebbe. C'è Trundle. C'è Trundle però, quello è vero. Primo pick su Trundle allora. A questo punto sì. Trundle? Sì? Se no Alistar, anche Alistar. Se no Ryze. Ryze. Giusto perché Bjergsen adora stare fermo a farmare. Shen! Focus su Shen, quindi Miti avrà il suo Shen support ancora una volta. Non essendoci Braum, sarà più facile per lui gestire la corsia. Allora, Cloud9, con cosa rispondono a Shen? Perché Shen comunque va a calcare la stessa impostazione che abbiamo visto prima. Leona! Ecco! Okay. Hai mai lodato il sole, caro Terenas? Troppe volte. E quindi Leona arriva in corsia inferiore per Zeyzal e di nuovo Blubber mette le mani su Camille. Camille che ha potenziato in maniera esponenziale non solo il DPS ma anche la capacità di playmaking da parte di Cloud9 nella partita precedente, cosa che i TSM non riuscivano a stare dietro. Questa team comp di Cloud9 è: ci lanciamo in avanti, bene, e se poi non uccidete qualcuno cosa fate? Moriamo! Ottimo! Ah, oddio! Dipende molto se da come Giovanni, considerato che Trundle è open. Però c'è Shen. Hai ok sulla carta un counter virtuale per Sejuani, ma tu con Sejuani intanto vai a obbligare Camille in giungla. O meglio, vai a spostare virtualmente Camille dalla giungla, la porti in corsia superiore, oppure risponderai a quella Camille giungla con Sejuani, capisci? Non lo so. Gangplank e Sejuani presi adesso significa: Cloud9, mettete Camille top, per favore. Vogliono andare a baitare il Trundle e di Blubber. E questo potrebbe anche significare un buon setup, perché Leona Trundle è un'ottima combinazione bottom lane. Quasi quanto Shen Sejuani. Ma di nuovo Queen. Beh, per una team comp che vuole scalare, perché Gangplank vuole farmare e scalare, quindi se vai ad aggredire in early game e hai successo come nel game precedente, per quale motivo no? D'accordo, ma avrei preferito del DPS. Sarò sincero. Hanno il DPS con Camille. Sì, ma è DPS corpo a corpo, non è DPS alla distanza, non è qualcosa che puoi gestire in senso controllato.
Più che non altro è qualcosa... anche il permafrost di Sejuani. Ma soprattutto non è qualcosa che obbliga i TSM a doversi esporre per cercare di vanificare, come nella partita precedente, dove pur di uccidere Varus ci hanno rimesso anche le calze. Bannata Kai'Sa, e quindi Sven non andrà su quel campione almeno per questa partita. Rimossa LeBlanc. Non vogliono che LeBlanc vada in corsia centrale a counterare Bjergsen. Molto rispetto per la LeBlanc di Jensen. LeBlanc di Jensen che tra l'altro attualmente detiene il record mondiale per il maggior numero di uccisioni in una singola partita competitiva. E quante sono? 20. Era 25-4 durante quella partita. Record mondiale assoluto. Wow. Già. Viene bannato anche Ezreal da parte di Cloud9, quindi non vedremo Sven passare il game a lanciare Q e non far nulla. È giusto che stiamo dando dei fact interessanti a caso a chi ci sta seguendo da casa? Sai prima che Jensen rompesse quel record chi lo deteneva? Chi? Scarra con Mastery AP. Contro i TSM? Non ricordo contro chi, no, sarò sincero. No, lo so io perché mi ricordo quella partita, era un meme. Ragazzi, una volta c'era questo magico mondo in cui Master IAP era maledettamente frustrante da giocare contro e letteralmente ti faceva Q, auto-attacco ed eri morto. Fine. Ancora una volta vuole arrivare Ornn nelle mani di Licorice, gioca una serie monocampione, gioca una canzone mononota, non lo sappiamo. Verrà loccato invece, eccolo sì. Lì, il dio della forgia. Quindi Blubber andrà su Camille. Sì. Ok. È interessante come cosa, sai. Adesso Jensen ti gioca Trundle mid. Quella è Kalista? Quella è Kalista per Sven. Quella è Sivir, anche quella va benissimo. Lucian per Twitch. Stanno trollando, ok. Cioè stanno dicendo, guarda quanti campioni potrei giocare. Swain, quello è bello per Sven. Quello Swain potrebbe essere ottimo. Sven, esatto. Hai già il DPS fisico della corsia superiore. Hai già lo scaling di Gangplank per gli scenari tardivi. Così vuoi pericoloso. Un campione indipendente che permetta a Shen di fare duo prox nei confronti di Bjergsen. Bjergsen che potrebbe essere adesso counterpiccato da Jensen e proprio per questo lasci una corsia inferiore indipendente. O potrebbe essere lo Swain di Bjergsen. No, Irelia è mid. Okay, ok. Irelia è decisamente mid. Per quanto possa funzionare contro Quinn, perché è veramente facile aggredire un avversario, non ci riesci contro Leona. Galio mid contro Irelia, interessante come matchup. Hai Camille. Vero, perdonami, dovevi giustamente cercare un setup su Camille. E in giungla Camille Galio va benissimo. Anche considerando Ornn che va a fare da setup per un eventuale flank sulla backline. Backline relativamente abbastanza anche immobile. Camille è un setup per quel Galio. E infatti Galio viene loccato. Ok, va bene così alla fine. Abbiamo le composizioni per la terza partita. Abbiamo le composizioni per sapere chi andrà a condurre le danze dopo questo terzo game. Interessante vedere in corsia superiore, nonostante la presenza di Gangplank, insistere su Ornn e Cloud9. Perché comunque Ornn per Gangplank è praticamente un sacco d'oro da andare a svuotare a suon di cleptomanzie. Abbiamo Sejuani per Grig, uno dei suoi migliori campioni. E Blubber ci ha già fatto vedere una buona Camille. Quindi almeno mi aspetto un matchup divertente per la giungla. TSM vanno molto sulla gestione delle singole corsie. Non hanno un grande pushing power. Si sono un po' incartati su questo. Non hanno campioni dotati di gittata. Questo li obbligherà a esporsi tantissimo in scenari d'assedio. E contro Leona, che è uno dei più grandi spezzassedi del gioco, questo è rischioso. Ti devo fermare perché nell'ottica di 1-3-1 Irelia, Gangplank che split pushano e gli altri tre che stanno mid lane. No, d'accordo, però dico, devi comunque esporti, capisci? E Gangplank arrivi a un punto in cui split pushi e puoi fare 1v1 contro chiunque. Devi arrivarci a quel punto, esatto, devi scalare. Esatto. Molto dipende da quello. E quindi, signore e signori, con l'applauso del pubblico, anche voi che ci state seguendo da casa, mettete mano alla tastiera e con i vostri hashtag fateci sapere chi pensate possa spezzare lo spareggio. Hashtag C9Win se ti fate per i Cloud9 contro hashtag TSMWin se ti fate per il team solo mid. Il tuo hashtag, caro Lapo? Sei serio? Pardon. Ragazzi, per chi non lo sapesse, sono un fan dei TSM da letteralmente la Season 2. Se vedete i miei streaming è per colpa di Dyrus. Esisto perché Dyrus streamava. Una delle più grandi colpe storiche di Dyrus, allora. Sì,
oltre a far perdere i TSM ripetutamente e dare fuoco due volte alla loro gaming house. Non stiamo scherzando, ha davvero dato due volte fuoco, per sbaglio ovviamente, alla gaming house dei TSM. La prima volta è stato un cortocircuito con il microonde, la seconda volta con il forno. Non era un cortocircuito, era lui che aveva esagerato a mettere nel microonde un piatto. No, no, il forno però era un cortocircuito. Quello sì, ma col microonde lui pensava di aver messo 4 minuti e 50, aveva messo 45 minuti un piatto. Vabbè, per le storiche da parte della gaming house dei TSM, comunque, mentre stavamo guardando Hounser e Ligoris che continuano a spammarsi e moto l'uno in faccia all'altro, guardiamo i vari setup. Per Queen ovviamente abbiamo quello che è l'Electroshock con la scossa di assestamento per Zeyzal, impostazione molto buona per la corsia inferiore. È tutto incredibilmente standard, sceglie comunque di non optare per la cleptomanzia Hounser, va per la presa dell'immortale, lei insicura, scaling e farming per devi, lui. Devi per forza di cose andare in Grasp of the Undying. Ormai con Gangplank vai di Grasp of the Undying. Non per forza, ma se vuoi giocare sicuro sì. Devi arrivare late game. Sì. La farm la ottieni comunque. Sei contro un tank, non ti puoi impedire di farmare. O almeno non abbastanza da fare la differenza. No, quello no, quello no, quello. Capisci? No. Assolutamente. Corsia inferiore è quella che mi incuriosisce di più, perché è una di quelle lane. Oh no, guarda la skin di Queen, sarà il prossimo cosplay di Sneaky. No, basta, per favore. Ti prego. Zeyzal ingaggia su Miti, ma la corazza d'ossa va ad attutire buona parte dell'ingaggio frontale. Non c'erano i danni da parte di Sneaky a far bloccare la passiva di Leona. Sneaky continua a non attaccare i bersagli marcati dalla passiva di Leona. Si prende una bella preghiera maledetta. Viene. Zeyzal se l'è presa. Sì. Trova anche l'anima Sven grazie alla passiva. Zeyzal continua a usare mana per continuare a rassare Miti. E tu dici, vabbè, dai, non è così tanto. Ma ha già usato un terzo della barra del mana. Non è poco considerati i costi mana di Leona, poi, eh? Oddio, dai, tutto sommato non li soffre così tanto. Leona sta accompagnando Camilla all'interno della giungla avversaria, sfruttando la priorità di corsia impostata da parte di Sneaky, insieme ovviamente a quella Leona. Vanno a prendere visione, dovrebbero riuscire anche a counter junglare la Mabecchi in tranquillità. Blaber a livello 2 va a counter junglare, così sicuro della presenza del suo support. Una pressione di corsia e ancora una volta però i DSM secondo me si sono un po' incartati, perché nella partita di prima mancava playmaking, in questa partita manca pushing power. Ma sono le team comp dei TSM, si basano sullo scalare. Devono soltanto scalare in questo caso. Hai il corsia centrale che può gestire Galio. Blaber ha preso entrambi i red buff, da notare, questo è importante. Ha preso sia quello di Grig che il suo. Ok, ok, ok. Si sta spostando adesso. Questo è interessante perché Blaber è andato dal suo red a quello avversario, come giustamente dicevi, però virtualmente baitando l'idea. No. L'ha preso Grig. L'ha preso Grig. E allora mi hai confuso. No, perché Blaber era nella giungla, effettivamente era andato sul red buff. Io pensavo l'avrà preso. Aveva solo counter junglati la Mabecchi, come sai dicevo cosa? Prima. Più che altro è stato lo spostamento di Grig su quei Krug. Dico, ok, decide di ripiegare sui Krug perché dice non ha preso il red buff, almeno prende livello 3. Comunque, Jensen adesso intanto sta impostando una buona priorità di corsia centrale, data la data la naturale sofferenza di Irelia nei primi livelli contro questi tipi di matchup, mettiamola semplicemente così. Adesso Blaber si sposta verso il suo blue buff e Blaber inizia con un relativo vantaggio per quanto riguarda il farm, un campo e mezzo. Non è così tanto, però non è neanche da ignorare. Corsia inferiore è quello che mi stupisce di più. Vedere Swain che non sta faticando così tanto contro una duo lane da all-in brutale come Leona e Queen. Oddio, non è proprio semplice l'all-in su Swain. In qualsiasi scenario tu vai a considerarlo, è prevedibile l'angolo di ingaggio di Leona e Queen, quindi con Swain rispondi efficacemente con la preghiera maledetta e le visioni dell'impero. Ti do ragione, ma poi penso puoi ingaggiare su Shen molto facilmente, molto più facilmente a confronto con Swain, proprio per il motivo che hai detto. Cioè il focus non sarebbe su Swain perché Swain è quello fragile, sarebbe su Shen perché Swain può bloccare l'ingaggio. Ok, 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 ok. Capisci? Cioè, abbiamo visto anche le statistiche da parte di Sven su Swain e modeste, modeste, anche perché un paio di partite sono state, non trovo un modo delicato di dirla, intate. Chiedo perdono, soft intate da parte sua e ha donato davvero troppe kill agli avversari con questo campione. Vedo in corsa centrale Grig, corsa superiore Licorice, grazie a quella che è la sua capacità di ottenere oggetti in corsia, è molto in salute sia a livello di vita che di mana. È bello quando puoi acquistare quello che vuoi, dove vuoi, se lo vuoi.
Intanto Jensen prende faccia a un duetto impeccabile. Bjergsen, buon impeto delle lame in avanti e indietro per evitare l'ingaggio da parte di Jensen stesso. C'è Blaber in corsia centrale, però è stato spottato da 10.000 lumi che affacciavano a quella corsia. Ancora una volta dovrebbero arrivare adesso dei ping nei suoi confronti. Spottano che si sposta verso il quadrante blu, quindi hanno informazioni sul jungler nemico. Sejuani è su quel lato della mappa. È la classica situazione da polveriera questa per i due team, perché i Cloud9 stanno cercando dei micro vantaggi in questi ingaggi nella giungla avversaria, continuando ad aggredire 2v2 ora. Adesso l'ingaggio andrà su Jensen oppure... No, vedono Leona che si è spostata e quindi... E a quel punto la domanda è: perché Blaber non ha reingaggiato? Stavano arrivando Leona e Quinn sfruttando la priorità di corsia, e invece niente. Più che altro dovevano arrivare e comunque i TSM hanno i loro flash disponibili. Cioè, ok, Blaber ha potenziale di ingaggio, però far usare solo un flash. Smite da parte di Blaber e... No, Grig! Vabbè, Grig è lo smite migliore del West, questo ormai lo sappiamo, stavolta davvero. Almeno qualcosa migliore del West ce l'hanno i TSM. Sinceramente, penso che Grig abbia il più alto tasso di Baron rubati lungo tutto lo split, che può voler dire due cose. Vuol dire che Grig è molto bravo con lo smite, però vuol dire anche che i TSM si sono trovati spesso in condizioni di star perdendo un Baron. Hauncer concatenerà adesso dei barili per un po' di wave clear. Non neanche c'è bisogno. Semplicemente, sì. Autoattacco semplice, tiri una Q, vuoi frizzare, che sei gameplank, questo è il tuo lavoro. Devi semplicemente farmare e puoi farlo senza problemi. Quando hai una fulgore, hai abbastanza wave clear per gestire alla perfezione i minion, nonostante sei contro un orco. Sì, quello è vero, quello è vero. E poi, comunque sei gangplank, voglio dire, non è, di sicuro non ti dispiace stare tranquillo sotto torre a farmare e scalare. Anche perché Ornn, senza degli spostamenti marcati da parte della corsia centrale e un setup con un dive da parte della suprema di Jensen, difficilmente troveranno un dive su quel gangplank. Con Camille sarebbe appunto facile levare gangplank. Appunto, ti serve il setup però. Non penso che servirebbe Jensen, sincero. Con i danni di Blaber, i crowd control di Licorice. Addirittura? Sì. Ornn di danni ne ha, non ne ha pochi danni. Tanca poco magari all'inizio, però guarda la build. Quello è vero, quello è vero. Sven nel frattempo in corsia inferiore, tranquillissimo, continua a farmare insieme al suo compagno di corsia. Farma alla pari tra i due carry da corsia inferiore, con Quinn che va a itemizzare verso un MC spada, mentre Swain sta andando, immagino, per un bastone secolare, dato il cristallo di HP di fianco alla bacchetta della distruzione. Sì, con la bacchetta della distruzione che però gli permette di avere già del danno adesso piuttosto che avere della sustain. Quindi sacrifica la sustain di un catalyst per avere giusto un po' di burst in più quando attiverà la ultimate, o giusto un po' di danno in più sulle singole Q che lancia. In generale ti permette di essere infatti più prestante sulla fase di corsia. Jensen, bel pugno di giustizia, trova Bjergsen praticamente con la coda del suo hitbox e lo obbliga ancora una volta a indietreggiare. Bjergsen lancia la sua ultimate, lo riesce a ottenere il reset, sta arrivando però anche Blaber, la provocazione c'è, il knock-up no, invece arriva la ultimate di Shen, si lancia Galio per il knock-up, ma il primo sangue a Gameplink grazie alla sua ultimate dalla distanza. Licorice che ha anche investito sul teletrasporto per poi non andarlo a utilizzare. Sneaky e Zazel sono in corsa centrale, devono ritirarsi i TSM. Qui l'errore è stato da parte di Blaber, che utilizza il suo salto con rampino attraverso la lama dell'avanguardia, disarmandosi letteralmente da solo e impedendo il burst iniziale che Camille poteva offrire in quel frangente, tagliando anche la finestra di attack speed che Camille avrebbe ottenuto. Riguardiamo l'azione. Bjergsen si lancia in avanti, forte la presenza di Grig, lama dell'avanguardia, impeto delle lame. Jensen li va a provocare entrambi, ma Blaber si disarma da solo. Grig viene allontanato, non importa perché arriva la prigione glaciale, arriva lo sbarramento d'artiglieria da parte di Gangplank, arriva il primo sangue in quella top lane. La top lane che era già in questo equilibrio così delicato da mantenere, hai appena dato un red buff gratuito, sì, a Gangplank. No bueno! Per Ornn no bueno di sicuro. Guarda l'Ornn adesso, guarda come sono cambiati i tempi di corsia. Situazione totalmente diversa. Bjergsen che decide di optare per un flagello, un phage come primo oggetto. Contro Galio ci può anche stare, tutto sommato, anche perché ha già il cristallo per il mana e quindi andrà subito dopo anche per la fulgore. Corsia superiore, Grig andrà a gankarla. Licorice è difficile a gankare, di
Un metodo per fuggire grazie al flash e alla sua ultimate e la E. Ha così tante risorse per poter gestire l'avversario, non puoi gankarlo. Più che altro, in realtà, la verità è che non puoi gankare veramente nessuno in senso efficace. Perché chi vai a gankare e come? Devi sfruttare magari la mancanza di flash di Jensen e insistere su di lui se sei in TSM. Mentre nei Cloud9 magari... Birxen, ok, cercare di aggredirlo, ma ancora una purificazione. Che ha anche Sven Bot, inoltre. Adesso aspetterà che lo scudo finisca e alla fine lancia una Q. Semplicemente la corsia top lane è un gameplay che deve aspettare che lo scudo vada via, che schia quello della corazza d'osso oppure quello della W nel mantice. E che deve bello. Gestire bene la top lane aspettando che lanci prima il parley e poi decide di utilizzare lo scudo. Sai, sinceramente, che cosa stanno facendo i Cloud9 per voler vincere questa partita? Perché è il secondo room pietoso da parte di Zeyza alle midi. Prima con la pianta e poi con il trinket rosso va a togliere visione. Miti, non penso ci sia possibilità di lockdown su di lui attualmente, anche perché c'era Swain in zona. Ti stavo dicendo, che cosa stanno facendo i Cloud9 per vincere questa partita? Perché di sicuro non vuoi giocarti una composizione da stallo contro un Gangplank che free farma, contro un Irelia giocata da Bjergsen e contro Swain giocata da Sven. Non con Galio e Quinn come fonti di danno. La composizione di Cloud9 vuole magari snowballarti un mid game con Blaber che va ad associare danno fisico ai compagni di squadra e cercare dei setup su Galio e Camille, ma non stanno premendo il grilletto su quel fronte. La situazione è veramente curiosa da parte dei Cloud9, perché stanno lasciando tempo a una team comp da late game come quella di TSM di scalare. Non puoi permetterglielo. Sono Gangplank e Swain. Sei già escludendo Irelia, Gangplank e Swain in late game. Sì. No, non puoi permetterglielo. Tanti di quei danni ad area. Dicevi? No, dico che come fai a controllarli a un certo punto? Bella reazione da parte dei Miti per bloccare il danno di Sneaky. Infatti ha preso praticamente solo i danni dell'elettroshock, perché è riuscito a parare non solo il danno ma anche l'applicazione del marchio. Ricordiamo che il rifugio spirituale blocca ogni effetto associato agli attacchi base, non solo il danno dell'attacco stesso. Una volta non era così ed era orribile. Già. Corsa centrale, Bjergsen ha ottenuto su Blubuff, che considerato tutto... C'è Blaber mid, ma ha visione Bjergsen, guarda la ward lì, lo vede. Ogni volta Blaber cammina su quei lumi, non mette non un lume di controllo difensivo. Ma il trinket rosso, basterebbe quello. Non lo so, davvero. E Hunter ora comincia a pulire i minion caster con un singolo parley in seguito al barile. È così facile, è arrivato a questo punto della partita. Ha già una virtù della triade, più che altro, insieme al tredicesimo minuto. Quel primo sangue l'ha fatto davvero impennare in corsia. Già immagino quel poveretto di Licoris lì, report my team for inting my lane, però può farci davvero poco per rimediare. Iceborne Gauntlet da parte sua, almeno l'idea dovrebbe essere quella, considerata la fulgore, considerato quel Glacial Shroud. No, adesso farà virtù della triade e convergenza di Zeke. No, scusa, come abbiamo visto Sion prima, Righteous Glory. Giusto. Insomma. perdonami. In corsia inferiore Sneaky continua a farmare, il rasoio della tempesta già completo per lui, ma i dubbi permangono su questa Queen, perché anche lì Queen su chi vuole ingaggiare? È un suicidio su tutti, letteralmente. Allora, Irelia non la puoi uccidere. No. Ti asfalta, letteralmente ti lancia la ulti in faccia e ride. Swain non lo puoi uccidere. Avrà la Zonia, ha già il cronografo. Shen ha il suo rifugio spirituale. Sejuani è tankosa e non poco. Intanto spottato Blaber da un buon utilizzo delle visioni dell'impero di Sven. Sven sta giocando questo Swain da top laner, full paranoia. Devi essere paranoico, soprattutto in bot lane. Considerato quella che è occhio. In meta arriva l'ingaggio da parte di Blaber e Jensen. Grig però era protetto dalla ultimate di Shen. Arriva l'ingaggio con Licoris, con quello che è il montone. Trovano cap doppio, flash difensivo. Arriva la ultimate di Galio, si lancia in mezzo. Bjergsen morirà, sì, per mano di Blaber, ma guarda gli HP di quella team comp. Jensen potrebbe morire, infatti muore per mano di Swain. Ah, l'esplosione demoniaca fra 3, 2, 1. Boom.
Non parte? No. Finalmente parte. Ma Blaber intanto troverà sufficiente danno. No. L'autoattacco c'è. Sneaky morirà per il red buff. Tripla quadra kill di Sven. Potrebbe essere una penta. Dovrebbe trovare rallentamento l'Icoris. Salterà attraverso il muro. Poco da fare. Sven troverà la preghiera maledetta. Un ultimo paio di autoattacchi. No! Hauser morirà dal drago per vendere. No. Muore. Si salva grazie al frutto mieloso. E balla davanti al largo granchio. Splendida azione da parte di TSM. Ancora una volta Cloud9. Totale mancanza di rispetto verso la doppia globale della formazione di TSM. Riguardiamo qui. E la partita è tipo finita. Vabbè, rivediamo qui. Vanno a ingaggiare su Grig, vedono la finestra. Jensen trova il pugno di giustizia, trova il knock-up. Blaber trova il rampino. Ma arrivano subito lo sbarramento d'artiglieria da parte di Gangplank, la prigione glaciale da parte di Grig e l'unità delle difficoltà da parte di Shen. Bjergsen chiama a sé tantissime attenzioni e purtroppo è lui il primo a cadere. Sarà il primo a cadere, ma ha perso tantissimo tempo col posizionamento della lama dell'avanguardia. Sven l'hanno ignorato. No, più che altro qui Sven l'ho immaginato un po' come Lord Farquaad. Ragazzi, facciamo un 5 contro 5 nel fiume. Qualcuno potrebbe morire, ma è un sacrificio che sono pronto a fare. Perché ha aspettato così tanto per l'esplosione della trasformazione demoniaca pur di massimizzare l'output di danno che Swain poteva avere in quel frangente, trasformato in drago più che demone in quel caso. Hauser che si è salvato proprio per quel disrespect. Quelli chi sono esattamente? Vabbè, in ogni caso, azione splendida da parte di TSM. Hauser che va a aggredire Nicolis, un buon barile esplosivo, danni puri che partono, riuscirà a trovare il secondo rallentamento con la catena, sì, mezza vita di Nicolis che parte. E benvenuti a Gangplank contro gente che rusha armor. Ma soprattutto benvenuti a Gangplank 2-0-3 al 17esimo minuto. Stanno Yomu. Sì, ma non importa, a te importa uccidere Quinn. Ed è così facile, e quindi deve lanciarsi in mezzo la gente per far danno. Non come una volta che letteralmente diventava Valor e si lanciava come forma Valor. Era inquietantissimo. Era divertente perché aveva il suo kit in forma, sì. Valor. Era un po' come Nidalee versione volante. Che però durava un certo quantitativo 20 di secondi. Tempo. Era... 20 secondi all'epoca era la durata di Valor. Bjergsen. Potenziamento blu per la sua Irelia, tornerà tranquillo in corsia a farmare. E tutto il focus è su lui. Se io non ho dato il fight di prima, Cloud9 hanno detto: ragazzi, ammazziamo Bjergsen. Come? Ammazziamo Bjergsen. Ma c'è Sway? Ammazziamo Bjergsen. Ok, abbiamo ammazzato Bjergsen. Sway siamo morti tutti. 4-0. Però la penta, dai, la penta rubata da parte di Hauser. Era 0-0. Cioè, capisci che Sven era 0-0-0 e ora è 4-0-1 con una singola azione. Salute, un Morel Nomicon si è portato a casa con quell'azione. Da un semplice rubino. Già, divertente, eh? Buona fortuna a gestirlo, Sven, perché adesso ridurrà le cure di tutti quanti, quindi non hai Licorice che può utilizzare quella passiva del Catalyst. Non hai... Non possono sopravvivere. È così difficile sopravvivere per i Cloud9 ora. Più che altro adesso, se sei nei Cloud9, hai grosso modo perso le tue condizioni di vittoria di questa draft. È una draft che volevi giocare in una fase che ormai hai deciso di perdere. Dovevi vincere l'early e snowballare quindi. È 1-1-1 ed è contro uno Swain 4-0. Questa partita è letteralmente un'attesa adesso da parte di TSM, una prassi. Bene, guarda lì. Aggredito, intanto viene completato. Davvero si è lanciato Zazel contro quattro persone. Arriva la ultima di Galio, Bjergsen si lancia in avanti. Bello! Non può uccidere Sneaky, viene disarmato intanto. Qua Sven si trasforma in forma demoniaca. Ha il cronografo dalla sua per curarsi un pochino. L'esplosione demoniaca non è sufficiente. E invece una persona l'ammazzano, ma sono morti tre membri di TSM per questo Baron, per questo drago. E hanno trovato un importantissimo shutdown. Il pubblico in fiamme per i Cloud9, che con questa azione sono riusciti a riportare il gol dalla pari. Lasciano Sneaky in corsia inferiore a trovare risorse solitarie, mentre Sven, purtroppo richiamo forzato da parte sua essendo morto. Vantaggio in minion da parte di Sneaky, ancora una volta primo mattone da parte di Cloud9. I TSM dovevano vincerla questa partita, però hanno deciso di no, e quindi... In quel fight Bjergsen è morto all'istante. Guarda il Guardiamo l'azione, ok? Due lumi di controllo da parte dei Cloud9. Vanno ad ingaggiare su TSM. Ok, il drago era andato lato TSM. Poteva ingaggiare Smithy e annullarli. E invece no.
Bjergsen viene assalito con qualsiasi arma a disposizione dei Cloud9. E stavolta non è stato bello il posizionamento della Suprema di Gangplank, perché non è riuscita a prendere il fulcro centrale di tutto lo scambio, e Gangplank è arrivato con i barili quando ormai era tutto finito. Shutdown è finito su Leona, però. Ripperoni. Tutti quei gold sono finiti. A di Leona, bro. Arriverà. Monkes. Sneaky adesso aggredito per mano di Sneaky. Questo giro i danni si sono fatti sentire nonostante quello che è il rifugio spirituale. Lo so, arriva l'elettroshock, arrivano comunque i danni da abilità. Non tantissimi. Sì. Static che comunque non aveva applicato il colpo critico, perché ricordiamo che Static e Razio della Tempesta sinergizzano anche sul danno critico dei fulmini del pugnale di Static. Simpatico. Cosa che conferisce a Clean a Queen un wave clear piuttosto innaturale. Grig costi superiore, arriva l'ingaggio, a parte di Sejuani rallenta, Sneaky zona totalmente Zeyzal, riusciranno a trovare la serie di controlli su di lui, si lancia in avanti Zeyzal, follia però Grig molto fragile, subito si lancia Jensen, riuscirà a trovare la provocazione tripla, arriva la ultima di Ornn, ammazzerà Grig proprio con quella, Bjergsen non ha ancora fatto nulla in questo fight e ora due persone dei Cloud9 sono morte, Bjergsen può fare tanto ma non i miracoli, Licorice ancora un'uccisione, Hunter aggressivissimo contro Licorice, un ultimo parlè, ma non è abbastanza. Ci ha provato a fare quello che poteva Hunter, avevano trovato quasi la kill su Licorice, molto buona l'aggressione da parte dei Cloud9 che finalmente vedono la luce del sole sul tabellone con una gold lead che adesso si piazza sulle 1400 unità ma potrebbe estendersi considerando anche la pressione strutturale. Adesso devono insistere, al secondo getto di Sneaky, al secondo getto di Jensen, e infatti stanno premendo sull'acceleratore. L'azione è stata iniziata da parte di TSM con Grig che manca purtroppo la prigione glaciale, Zeyzal decide di ingaggiare, praticamente l'all-in arriva su Sven che con un buon sidestep coadiuvato dal Nimbus Clock riesce ad evitare la fiammata solare. Qui cambiamento di piani da parte di Sven, che finora aveva mantenuto il più a lungo possibile attiva la trasformazione demoniaca, qui la fa detonare subito pur di trovare delle kill in ritorno. Guarda qui Licorice per quanto si è salvato, aveva anche la pozione della corruzione di Hunter che continuava a bruciare sulla sua testa, ma non è stata abbastanza. La cosa è che Sejuani è stata cancellata da parte di Sneaky così in fretta nonostante quei ninja tabi. Guarda, ninja tabi d'accordo, però sono dei ninja tabi. Riducono non di poco il danno. Licorice reingaggia, buono il trade. Riesce a trovare un bel po' di danno. Arriva Shen. Con Shen arriva anche Grig ad aiutare. Permafrost che va a segno. La torre in corso centrale cade. Lo shutdown di Hunter nei confronti di Licorice. Sono 450 gold, ma non ci sputi sopra. Pulitissimi nell'esecuzione TSM. Stanno ancora una volta facendo valere veramente tanto l'utilizzo della Suprema di Shen. Miti onnipresente. Aiuta stavolta il suo compagno di squadra che era, non dico proprio bisognoso, di affetto. 3-0-6, 234 minion al 23° minuto. Quel gameplay che non è di certo messo male. Però Sven? Itemizzando per letalità. Sven è morto. No. Sì, è rimasto là letteralmente a guardare. Adesso semplicemente si tankerà i danni Zeyzal. Possono farlo senza problemi. Dovrebbero riuscirci. Extrack ultimatum. Ok. Ciao. Sven è morto a caso. Letteralmente è rimasto fermo a guardare. Ok, ha richiesto un sacco di attenzioni da parte di Cloud9. Questo ha permesso a Gangplank di trovare spazio in solitaria in corsia inferiore. Sven, però, li ha visti camminare fino a Toplay. Dai. Sì, su questo sono d'accordo. Hanno dato risorse e hanno bloccato il loro Swain in un momento in cui avrebbe potuto tranquillamente snowballare. I TSM non sono... Dai, è un errore, non possiamo giudicarli per un singolo errore, ma non di meno è un errore. Qui, che te ne pare della build iperdifensiva da parte di Camille? Perché Quello immagino sia un angelo custode dopo il pegno di Sterak. È necessario, se no si lancia e muore. L'abbiamo visto prima. Bjergsen è riuscito a bastarla 100-0. Ma non rischia di perdere di danno in questo modo? Hai il pegno di Sterak e già la gemma del guerriero, sono un centinaio di attack damage. No, ok, non hai la Fulgore o una Trinity, ma non ti serve. Devi lanciarti e bloccare una persona. D'accordo, ci può stare. Bjergsen in corsia centrale. Non
stanno veramente premendo sull'acceleratore. I TSM si accontentano di questa singola torre, ma 3-1 in favore dei Cloud9 è un film che abbiamo già visto e non è finito bene per i TSM. Devono cercare di rimontare per far valere il loro outscaling nei confronti di un Camille Galio Queen con un Gangplank Irelia Swain, ma attualmente non hanno proprio gli oggetti per farlo, anche perché Gangplank sta andando difensivo, non vuole rischiare di morire di nuovo o di morire in generale, perdonami, e quindi mangia magie per lui. Non puoi fare altrimenti, devi guarda quanti danni magici hanno con Galio, che è andato letteralmente full danno. Echo di Luden, Rod of Ages, adesso sta andando per una Needless di Large Rod, quindi copricapo di Rabadon. Sì, quasi sicuro. Ingaggia. Prova la provocazione su Blaber, lo bloccano con la preghiera maledetta. Blaber dovrebbe morirci. Un ultimo attacco. Bravo, sì. Bjerg. Bravo, 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 che con la... il duetto impeccabile riesce a trovare al massimo del range lo stordimento e la kill. Ma Sneaky trova un'altra torre in corsa superiore gratuita. E quello che abbiamo visto nella prima partita è assurdo, quello che stiamo vedendo, davvero. I TSM stanno scambiando queste risorse piuttosto situazionali. Non c'è Blaber, vogliono andare per il barone. È follia. È follia, ma possono girarsi. Oh mio Dio. È pericolosissimo, sono d'accordo, ma possono permetterselo. Due. Sven è da solo contro tutti, là in mezzo. Licorice, tutto è su di lui. Zedal costretto al rest difensivo. È morto la frontline dei Cloud9. Come possono ingaggiare ora? Sono riusciti ad isolare e dominare immediatamente Licorice, morto 43 secondi fuori dal tabellone per lui. Vanno per il barone Nashor, ma c'è Blaber che si sta avvicinando in zona. Devono c'è Sneaky. Attenti, 4000 HP, 3000 HP, la ultima di Zeyzal va a segno. Arriva Galio! L'eroe, preso il barone, intanto knock up su due persone. Doppio cronografo che va a segno, Jensen con la provocazione. Riesce a prendere un po' di tempo e trova l'uccisione su Grigma. Due uccisioni! Baby. Esplosi, esplosi malamente Cloud9. Letteralmente, se consideri che è l'esplosione demoniaca che li ha uccisi. 8-2-4 quello Swain. Vogliono leggermente far snowballare Sven. Più che altro non è che vogliono far snowballare Sven. È letteralmente Sven che ha preso 4 kill prima e continua a prendere piccoli vantaggi. Puoi provare a tenerlo sotto controllo, ma guarda in un fight cosa fa. Qui l'idea era buona, perché tutto quello che potevi fare per impedire questo barone era Zedal che si lancia dentro e chiama a sé Jensen. Era anche tornata la fiammata solare di Leona e quindi avevi anche quell'ulteriore controllo d'area. Peccato che si sono lanciati dentro quando ormai il buff del barone era stato già conquistato dai TSM stessi. Si sono potuti concentrare totalmente sui Cloud9 ed, essendo in vantaggio numerico, hanno ovviamente vinto il fight. Certe cose le devi fare quando il barone è ancora lì e obblighi un team a dover fare delle scelte difficili: ignorare il barone e cercare le kill, continuare a tankare il barone e rischiare di essere uccisi a propria volta. Non succede niente di tutto ciò, semplicemente perché i Cloud9, pur di aspettare la suprema di Leona, perdono un po' troppo tempo. Adesso andranno per l'assedio in corsa superiore, presa la prima, preseranno anche a breve la seconda. I membri di TSM Hunter è al livello 17, al 28esimo. Guarda gli oggetti, ha 3 oggetti interi e adesso sta andando per l'angelo custode. Come lo tiri giù? Come lo tiri giù? Il fatto è che avresti potuto tirarlo giù indipendentemente dall'angelo custode? Perché arrivati a questo punto la situazione è abbastanza marcata in senso offensivo da parte sua. È riuscito a cambiare completamente i tempi che lo riguardavano, ok? È morto a spam all'inizio, continuavano a focalizzarlo e adesso non puoi più farlo. Niente, zero da fare. I TSM hanno... in questa partita hanno trovato un buon setup su un fight... quel fight al drago che ha dato letteralmente una penta, non pentakill, una quadra kill a Sven. No, se perdi il primo team fight contro una team comp da mid game, quando sei in early game con Queen, qualcosa è andato decisamente storto. È Queen che è andata storta, ok? È la seconda volta che provano questo pick ed è la seconda volta che i TSM ci draftano intorno e vincono la draft. Che puoi far tanto con Queen, l'abbiamo visto nei fight in mid game, è riuscito a trovare successo insieme al resto del suo team quando hanno la superiorità numerica. Ma quando hai la superiorità numerica non hai vinto perché è Queen, hai vinto perché c'è la superiorità numerica. Aio Sneaky. Occhio. I danni ok ci sono, però il potenziamento del barone, come fai a bloccarlo? Guarda il wave clear dei Cloud9, non è che sia proprio quale tanto presente, appunto. C'è Galio in corsia centrale che è wave clear, ma non è bot lane. Dove stanno assediando? What?
Suprema di Gangplank. Vogliono assediare. Vogliono l'inibitore. Vogliono, possono permettersi. Bella ulti, NA ulti. Leona non va a segno. Trova il knock up Horn, ma non serve a niente. Orribili. Hanno investito due ultimate per non far nulla. Letteralmente. Davvero, davvero orribili. E qui tutto il playmaking dei Cloud9 praticamente viene meno, perché a questo punto l'unica fonte di ingaggio sarebbe Ultimatum Hextech ed entrata dell'eroe. Non è abbastanza. Zeta può ancora lanciarsi, eh. C'è ancora la lama dello Zenith, ancora il suo stun, è facile da piazzare come combo. Ma lanciarti in mezzo con Leona contro quella team comp che ti basta, non puoi. No, non assolutamente puoi. No. Certo, puoi creare un gran caos nella backline dei TSM grazie a Galio e grazie a Camille, ma non è un rischio che ti puoi permettere. Nel frattempo Sneaky con la gabbianella e il gatto qui in corsia superiore si porta a semplice wave clear. Vuole risorse della propria. D'accordo, hai un vantaggio in farm considerevole, 339, 340 minion al 31esimo sono un gran bel farm, ma se non riesce ad applicare i danni in teamfight serve davvero a poco. Più che a poco, a niente. Chi vai a danneggiare adesso? Hai Gangplank, che comunque sta andando anche lui verso l'angelo custode dopo quello che abbiamo già visto da parte di Bjergsen. Ninja Tabi sparsi ovunque. Clessidra di Zonia per Sven, affiancata anche agli HP bonus del bastone secolare e del Morellonomicon. Ha un Rabadon, Sven, è finito sto game. Sven ha un Rabadon e in totale 4 oggetti. Entra in un fight e esplode Blubber. Ma anche perché non lo puoi uccidere. Alla Clessidra di Zonia, durante la trasformazione demoniaca, si curerà all'inverosimile. Non ci sono i danni per gestirlo. Salvo tu non lo trovi isolato e concentri tutto su di lui. A quel punto sì, ma devi concentrare anche i controlli, perché se gli lasci anche solo un secondo per premere R e Zonia, allora rischi. E non poco. Cloud9 che devono trovare un miracolo, letteralmente, o un miracolo o i TSM fuori posizione, ma pesantemente fuori posizione. Mancano due minuti al Baron, potrebbero premere i TSM, stanno preparando le ondate ai minion, prima in corsia superiore, poi in corsia inferiore. Vorrei farti notare che i Cloud9 sono passati da 4 torri a 1 a 4 torri a 6, con un gold deficit adesso di 4500 unità. Che dici, non è enorme come deficit considerando il minutaggio, ma è come sono distribuite le risorse. Sven e Hunter hanno le risorse. Non solo quello, devi considerare anche la situazione di prima, dove i Cloud9 avevano una gold lead di 2000 unità dalla loro. È stata una gold swing clamorosa quella che TSM sono riusciti a fare, sfruttando correttamente lo scaling e il posizionamento dei propri campioni. Hunter si va a prendere il red buff e adesso con il vantaggio possono veramente premere quando vogliono. È questo che dovrebbero fare. Hanno un vantaggio in oro e non piccolo, ma bello grosso. Premete, premete sulle corsie. Non anche possono perché... andare per lo split push, perché hanno comunque una quantità di crowd controlli Cloud9. Devono investire risorse per fare uccidere una persona. Ma uccidere una persona ottiene un vantaggio numerico di 45 secondi. Siamo a 33 minuti, quindi i tempi di response sono quelli. Sì, d'accordo, ma il fatto è, come dicevi tu, l'inizio del discorso era la parte principale, perché stanno stallando. Voglio dire, hanno le game, eh. Non è che i TSM perdono le game. Ma hanno anche il mid game, hanno tutto, giocate adesso. Grig cerca il di counter junglare sul campo dei Lamabecchi, che viene preso da Blubber grazie alla punizione. 10 secondi al barone Nashor e Blubber giustamente utilizza una punizione su un Lamabecco. Sai cosa? Parlavamo prima del fatto che hanno problemi di wave clear i TSM. È questo il motivo. Arriva la ultima di Sejuani, va a bloccare Zeyzal però, e non Sneaky. Ultima di Horn per ingaggiare. Troverà il knock up su Bjergsen. Miti che viene ingaggiato. No, Blubber si è lanciato alle spalle su Grig. Cronografo che viene utilizzato. Vogliono uccidere Grig così che possono fare il Baron. Sneaky prende la prima kill. Si lancia in mezzo Sven. Guarda i danni che ha già tirato fuori. Oh, i danni nonostante su di lui, le cure. Bjergsen prende la prima uccisione. Trova Sneaky. Trova Zeyzal Sven. Ed è proprio facile. Hai un lanciato. Un'ecatombe. Un'ecatombe. Hai lanciato tutto su Grig. Ma come ti è venuto in mente? Sejuani. Sejuani con l'aftershock e un cronografo. Li hanno presi per tilt, hanno giocato il classico gioco degli stalli e la gold lead in penna da 4 a 7.000 unità di vantaggio. E parla, prima che iniziasse il fight, sto per dire, è partita? Sì, è partita. I TSM non potevano assediare per un motivo: non hanno il pushing power necessario se c'è presente anche Galio a wave clearare. Se sono tutti morti, Cloud9 invece possono tranquillamente assediare e concludere. E Licorice è morto in 3, 2, 1. Olè! Ciao, ne? Bella quella ulti però.
Beh, è passato a salutare prima che il Nexus esplodesse. Ladies and gentlemen, TSM 2-1 per loro. GG! Sono sul match point, sono in vantaggio ora. E adesso è il momento di chiudere questa serie per loro. Devono chiuderla adesso, devono trovare una strategia aggressiva che vada a punire pesantemente la psiche già fragile dei Cloud9. I Cloud9 li abbiamo visti sta partita. Hanno riselezionato Quinn dopo che hanno visto nel primo game che... Ok, nel primo game ha avuto successo. Poi... Perché Quinn? Potevi vincere prendendo un ADC umano, e invece no, Quinn. Si fissano su Quinn, ancora una volta. Il fatto primo è che game aveva vinto la lane, era 3-0 ed era d'impatto, ma poi non ci hanno fatto nulla con quella Quinn. Esatto. Da questo game ha avuto meno impatto in lane, ma ha avuto più impatto in fight. Ma quando fai fight in 5 contro 4 è ovvio che vinci fight. Non è perché è Quinn che allora è forte in early mid game e allora vinci fight per quello. Anche perché a un certo punto Swain è andato totalmente 4-0. Fuori controllo. Ha preso 4 kill. Stava per far penta. Allora. Andiamo ad analizzare intanto la draft, perché da parte di entrambi c'è stato un cambiamento abbastanza netto di intenzioni. Da parte dei Cloud9 le intenzioni sì sono cambiate, ma sono cambiate in peggio, perché tu vai a mettere... Non vai a mettere danni della tua, metti Galio, Quinn e Camille. Ok avere il setup Galio-Camille, ma il setup Galio-Camille ti deve giocare e vincere l'early game. Non puoi stallare con quella combinazione. Non puoi non usarmi le due ulti insieme in quanto è stato... Bello il focus su Sven. 20 minuti di partita? Bello il focus su Sven. Vedo che sta prendendo un sacco di danni in questo fight. L'hanno focusato quando aveva già ucciso tutti. E prima erano troppo impegnati a dare attenzione a Grig. Voglio dire, Sejuani è giusto focussarla, no? Beh, sì. Fragile, troppo DPS da parte sua... E sono stati fight i veri protagonisti di TSM, perché riuscivano ogni volta a far valere la suprema di Gangplank, a far valere l'unità nelle difficoltà da parte di Shen, salvando qualche membro chiave del loro team. Guarda qui, questo fight riescono ok a uccidere Sven, ma ciò nonostante si porta a casa una kill prima di morire e lo shutdown va su Leona. Qui sbagliano l'ingaggio di TSM, poco importa, perché riescono d'accordo a controbattere i Cloud9. Ma è stato tutto un andirivieni che non ha dato dei vantaggi effettivi. È stato semplicemente un scambiamoci un po' di botte. Non hanno immediatamente tradotto su obiettivi Cloud9. Mentre TSM ogni volta che prendevano kill traducevano sulla mappa. Adesso Hauntzer, vedi qua l'ultima aggressione contro Licorice. Non è stata sufficiente, però gli hanno preso il flash. E questo Baron ha fatto la differenza. Guarda. Sì, questo è stato purtroppo un tempo di ingaggio davvero pessimo da parte di Cloud9, perché vanno dentro quando ormai è già troppo tardi. Perché, come già detto in partita, non c'era più il Baron. Ti puoi tranquillamente focalizzare sul vincere un fight anche con le barre degli HP bassi, perché sei in vantaggio numerico. Bjergsen, nonostante un early game dove è stato strafocussato, ha giocato un eccellente mid game Irelia, permettendo la transizione verso le fasi centrali molto bene. Questo è stato grottesco. Tutto su Grig. Questo è stato full grottesco, ok? E Gangplank ha fatto un barile doppio barile. Guarda su Sven. Quattro persone. Guarda Sven, è disgustoso. Allora, il punto è questo. Hai visto Gangplank piazzare un barile su quattro persone, arriva Sven alle spalle, comincia a fare danno ad area ed è pulizia. Sì. Hanno ripulito il fight da là. 8400 gol di vantaggio. Salute, Hauntzer. Complimenti, figliolo. Wow. Hauntzer continua a passare in sordina perché poco pirotecnico, ma mia modesta opinione è uno dei migliori top laner attualmente in Nord America. A mani basse. 29200 danni con Gangplank. Che da un lato puoi dire ok, eri contro Ornn, stavi continuando ad arrassarlo di parlè. Ci sono danni viziati dalla fase di corsia su quel tabellone. Ok. Ma 30.000 danni in 35 minuti su un carry top laner. Viziali quanto vuoi come danni? Sono tanti. Letteralmente in quell'ultimo fight ne ha fatti 3.000 solo con quel barile che ha piazzato. Sì. Perché ha fatto un barile doppio con il critico dello Storm Razor. Sì. Avevi la penetrazione dell'armatura, avevi un sacco di oggetti, eri mostruosamente, disgustosamente in vantaggio. Capisci che non puoi andare a lanciare tutto contro Grig con Gangplank là accanto che sorride, piazza un barile, poi piazza il secondo, tira un parlé. Ciao! Ciao alle vostre barre degli HP. La mia domanda è... Sì. Se tu hai Leona, ok? Campione che vuole andare dentro, campione che vuole essere cattivo, che vuole lodare il sole e lanciarsi in faccia a tutti gli ammazzadraghi, perfetto. Perché non Varus, che segue il follow up di Leona con una catena della corruzione? Hai anche Quinn con la sua E.
grande follow up. Sì, bei controlli ad area poi da parte di Quinn, mi raccomando, al bacio. Perfetti, sì, per gestire cose come Swain. Obvio. Abbiamo visto anche molte ferite gravi nell'inventario di Cloud9. Sì, era sì, pieno così, nuovo. Ragazzi, 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 TSM conducono le danze per 2-1. Riusciranno a portare a casa un 3-1? Riusciranno i Cloud9 a portarci al quinto game? Lo scopriamo tra pochissimo. Breve pausa per noi.